Impronta digitale rocking all the way. Da, 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 da. E buongiorno a tutti, da Radio Impronta Digitale a Lucca, e siamo qui per questo secondo giorno di Lucca e abbiamo una novità. Sono davvero orgogliosa di presentarvela, perché a Lucca si fanno incontri, si fanno progetti e abbiamo un progetto nuovo e abbiamo qui il suo autore. Una nuova trasmissione che sarà fatta a Lucca, per Lucca e solo da Lucca. La nuova trasmissione, l'avete vista nella sigla, è i Lucca Nauti e siamo qua col suo ideatore Fab. Grazie Fab. Allora, intanto come signorina buonasera del pomeriggio, secondo me sei perfetta, quindi super grazie mille. È molto divertente perché mentre tu mi stavi presentando mi sono reso conto che io non venivo intervistato a Radio Impronta Digitale come autore, tra virgolette, nel senso che qui racconto comunque qualcosa che facciamo per Radio Impronta Digitale, ma non sono intervistato io da quando ho messo piede a Radio Impronta Digitale per la prima volta come ospite e non ero neanche un VJ di Radio Impronta Digitale. Questa cosa mi ha dato un colpo al cuore di feel meravigliosi, stupendi e non potevo neanche immaginarlo. E questo è il motivo per cui abbiamo fatto Lucca Nauti, nel senso che questo tipo di spontaneità, questa stare dietro all'imprevedibilità di Lucca Comics and Games e tradurre in racconto il vero spirito di Lucca Comics and Games. Cioè, il punto è che noi ci siamo stati e facciamo molto bene le interviste nel nostro setting qui in studio, è una cosa che amiamo perché entriamo a contatto con gli autori ogni giorno, dando una struttura, una scadenza, un certo ritmo su tutte le trasmissioni, no? Cioè siamo ormai diventati una piccola TV online in questo modo, però mancava qualcosa. Ecco, quindi cosa mancava? Come ti è venuta questa idea e come è uscito questo nome? Mancava perché ovviamente quando ci trovavamo a uscire dallo stand c'era comunque Lucca, e Lucca è sconfinata, cioè è una roba pazzesca, se uno deve andare a descrivere... Ma la vuoi portare tutta qua dentro? Ma io porterei tutta Lucca, potendo sì, infatti adesso ci sono io, il punto è che siamo i Luccanautici, i Luccanauti siamo noi, però secondo me un po' tutti i visitatori sono dei Luccanauti, perché vanno a cercare, tutti hanno la loro quest, tutti vanno a cercare il loro tesoro. Cosa stai cercando lì? Noi lì in realtà stavamo andando a muoverci verso la sala stampa e qui abbiamo beccato un nostro amico di lunga data che è Mauro Longo, autore, game designer, autore di giochi, scrittore di libri game, che tra l'altro non mi ricordo se è stato poi ospite qua stamattina o arriverà. Sì, quindi, vedi? Poco tempo fa. E quindi infatti noi siamo fatti questa chiacchiera su come poi sarebbe stata la sua ospitata, dice, ma che cosa facciamo? Ci raccontiamo, insomma, queste cose qua. E Lucca è tutta fatta così. La cosa divertente, in realtà, nella sigla si vedeva, non so se ce lo stacco anche qua, è che quando siamo arrivati nel cantiere c'era la scritta lavori in corso. Che sì, avete trovato anche il lavoro in corso. Voilà, questo è lo spirito completo di Lucca Nauti. Perché è una trasmissione che va e che noi produciamo lavori in corso continuamente. La folla per le strade. La folla per le strade, che è costantemente la realtà di Lucca. In realtà quest'anno tutto sommato è piacevolmente vivibile. E qui è il punto di arrivo della nostra quest, perché siamo arrivati all'area stampa dove ci danno un po' tutto. Intanto qui abbiamo, spoiler, un ospite che tra poco vedremo. Abbiamo quest'anno un'area stampa alla Camera di Commercio che ha un'entrata quasi monumentale, quindi mi sono divertito. L'entrata è quella della Camera di Commercio, guarda che bella, ecco Fab. E qui abbiamo Omar Rashid. Omar Rashid è un videomaker
E l'abbiamo incontrato perché Lucca è fatta così, cioè Lucca è fatta di incontri. Se tu vai in giro, trovi gente, il più è meno incasinato certe volte fare interviste così on the spot a chiedere due cose che organizzare nelle timeline di ciascuno lo slot dell'intervista in studio. Allora abbiamo anche un po' pensato, dovremmo muoverci anche noi nell'andare a trovare gli eventi che vengono organizzati, vedere lo spirito di Lucca e poi incontrare autori, artisti e così via, e intervistarli magari non per forza in studio ma in esterna. E questa sarà Lucca Nauti. Ma non hai trovato solo Omar, vero? No, abbiamo trovato anche appunto il sala stampa, è una di quei posti in cui succedono cose. Questo è un piccolo backstage di come la sala stampa. Noi stavamo salendo e spuntati qua viene fuori Errol Stein, cioè scrittore dei Piccoli Brividi, clamoroso, uno degli ospiti di punta di Lucca, che aveva appena finito il suo talk, la sua conferenza stampa per il Press Café, e stava uscendo. Noi avevamo avuto un po', dovevamo moderare noi un Press Café che poi ha avuto una timeline che è cambiata all'ultimo momento. Lucca è anche così, è imprevedibilità, quindi Lucca le cose è imprevedibile, si modificano man mano che succedono, e quindi siamo saliti e, dimenticandoci che il Press Café che avremmo dovuto avere noi era in concomitanza, abbiamo incontrato Errol Stein. Gioia multipla per me, estrema, perché oltre al fatto che comunque io ero un fan dei Piccoli Brividi, e qui infatti sto raccontando una cosa e non avete divertente. Incontrato solo non abbiamo incontrato solo lui, ma continua. Qui c'è Rebecca Dautremer che insieme a Verusca, che insomma ormai è l'anima grande che sta dietro le comunicazioni di Lucca, e il maestro Amano che sta guardando insomma lui appunto l'artista dei poster di quest'anno. Sto girando la tua sbagliata, ne abbiamo, non si vede, ne abbiamo un pezzo sul bicchiere, i tre poster, e lui incredibile, l'apertura difficile, questa, difficile da avvicinare. E lo dico anche perché la mia compagna avrebbe voluto tanto uno sketch suo del Mago Pancione, ma non sarà possibile perché lui in gioventù aveva se animato il Mago ragione, Pancione, se ne farà una ragione. E quindi okay, chiedo scusa in diretta per questa era solo una pillolina dei Lucca Nauti. Però so che avete già preparato del materiale da far vedere. Sì, e quindi allora, abbiamo ieri abbiamo incontrato al suo Press Café Rebecca Dautremer, che è un'illustratrice bravissima, pubblica dei libri illustrati per Rizzoli, e ne parleremo poi domani perché appunto c'è stata l'intervista abbastanza articolata, la racconteremo. E poi appunto dicevo prima che abbiamo incontrato Omar Rashid, videomaker, che sta lavorando insieme al suo staff al racconto di questa Lucca. Potremmo, no, Lucca è una parte, nel senso che sicuramente è stata promotrice di questa attività, ma il suo è un film che cerca di raccontare il mondo del fumetto italiano per come è stata, perché come è diventata nella generazione, potremmo dire un po' tra generazione X e millennial, un po' prima, un po' dopo. Quindi una serie di autori che hanno che rappresentano un po' il nostro presente o quello che è nato negli ultimi anni a livello di fumetto italiano, e loro stanno lavorando a questa film documentario molto bello, e lo presenteranno peraltro il 2 qui a Lucca. Quindi già noi vogliamo fare il lancio di questa cosa e passare la palla poi a Omar, e sarà sicuramente contento di questa cosa. Attenzione, perché lo stile dell'intervista, nella sua imprevedibilità e nel suo come dire, appunto, farla da Lucca Nauti, cioè noi andiamo in giro, vediamo gente, facciamo cose, può succedere che nell'essere veloci con il montaggio come oggi abbiamo deciso di mantenere anche gli imprevisti, tipo mentre stavamo girando un tot di gente che non spoilerare ma sarà divertente, divertitevi. Dai, lanciamo Omar Rashid a Radio Impronta Digitale per i Lucca Nauti. Allora, tu qua a Lucca, che voglio dire, giri sempre come reporter, però quest'anno il 2 presenti qualcosa di estremamente lucchese per certi versi.
è molto particolare. Cioè, non è una Lucca qualunque per te quest'anno? Allora, no, diciamo che Lucca in generale... Lucca in generale è diventata complicata da non addetti ai lavori e quindi anche l'anno scorso ero, diciamo, in veste di... cosa stiamo facendo? Stiamo facendo un documentario sul fumetto inteso come linguaggio. E quindi abbiamo Lucca Comics and Games come partner creativo, quindi ci hanno permesso sia di poter accedere a tutti gli artisti e a tutte le location, e in più il 2, sabato 2 alle 5 e mezzo faremo una proiezione che riprenderemo e quindi finirà nel montaggio finale, mostreremo la prima mezz'ora, e comunque è un documentario che, come dicevo, affronta il medium come medium, no? Nel senso che comunque viene sempre considerato o bassa letteratura o arte per bambini, no? E non da noi ovviamente, ma la percezione un po' generale è quella, e l'idea è stata quella di cercare di raccontarlo attraverso, diciamo, lo sguardo di sette artisti di una generazione. E infatti là volevo andare, perché i nomi sono... Sì, una generazione un po', diciamo, larga, nel senso che non è proprio quella che si intende classicamente, o nemmeno quelle millennial, ma sono sette artisti che nell'ordine sono Rita Petruccioli, Michael e Mirko, Mirko Andolfo, Giacomo Bevilacqua, Sara Pichelli, Sio e Zero Calcare. E perché secondo me rappresentano in direzioni diverse, quindi appunto dal fumetto seriale al supereroistico a quello più introspettivo alla vignetta che finisce sul manifesto, un po' tutto il... E questo è il bello di Lucca, cioè noi giriamo finché non facciamo i cordoni, questa la mandiamo così, fine. Adesso ti ci voglio recuperare il filo. Stavo dicendo che la generazione era... È la generazione che secondo me, un po' per l'avvento di internet, un po' perché comunque noi siamo cresciuti leggendo fumetti e non l'abbiamo, senza perlomeno... parlo di me, senza mai vergognarsene, no? Secondo me sono quelli che hanno contribuito a decretare a tutti gli effetti che il fumetto è un linguaggio e come il linguaggio ci può raccontare qualsiasi cosa. E, diciamo, la sfida è stata questa, vediamo un po' come, però, come andrà. Tu dici no, niente millennial, niente categoria, però in realtà secondo me c'è un grosso pilastro millennial alla fine nostra, c'è sì, un po' il nostro... Sì, diciamo c'è Michael che è un po' più grande, sì. Del 78. Sì, sì, ci sta. Tra X e sì, e Sio è dell'88, quindi diciamo, c'è dice in coda. 10 anni. Sono 10 anni, no, di analisi. Però sì, è la nostra generazione, la nostra, fondamentalmente. No? Perché per me inizia anche un po' prima, cioè già... Ci sta, sì. Chi è nato nei primi anni 70 comunque è cresciuto come noi col fumetto. Ci sta. E ha detto la loro, no? Quindi forse era arrivato il momento che anche noi dicessimo la nostra. E noi ti perdoneremo, fratello, noi ti perdoneremo. Sì, non è proprio stata la scelta di location migliore. No, ma... però avevamo questa e quindi ho detto, ma anche lo facciamo spontanea. Bella, allora qui invitiamo tutti quanti al 2, che sarà, hai detto... Sabato 2 novembre alle 17.30 all'Auditorium del Suffragio. E poi uscirà? E poi uscirà indicativamente, cioè ora facciamo vedere una prima mezz'ora, diciamo completa, e l'intenzione è di uscire intorno a febbraio o giù di lì del 25. Quindi ci vediamo al cinema. Crossing finger. Bene, bene, grazie. Grazie a Omar, Rashid. Insomma, rinnoviamo l'appuntamento all'Auditorium del Suffragio il 2 alle 17.30, 30. Mi sembra. E noi qui adesso partiamo. Io adesso ti devo ringraziare perché sono proprio orgogliosa di aver tenuto a battesimo la trasmissione dei Lucca Nauti, serviva una madrina, sono stata io, quindi ringraziamo intanto Lucca, Radio Impronta Digitale, che ospita la trasmissione, e ringraziamo Fab, grazie, ringraziamo Jojo,
che è dietro le quinte, in realtà potrebbe essere inquadrato, ma è timido. Se non si inquadra, lo facciamo venire davanti. No, ve lo portiamo un'altra volta, Jojo. Va bene, grazie anche ad Andrew che ci sta dando una mano, perché dietro le quinte c'è tanto da fare. Alla prossima, tra poco in onda, la prima intervista live di Luca Nauti. Grazie a tutti, ciao.